Il presidente insediato del Venezuela, Nicolás Maduro, ha respinto l'ultimatum di Bruxelles, che chiedeva di indire nuove elezioni o avrebbe riconosciuto formalmente l'autoproclamato presidente Juan Guaidó. In un'intervista alla CNN turca, Maduro ha definito inaccettabile l'atteggiamento europeo. L'Europa ha una posizione insolente, insostenibile, impresentabile e dovrebbe ritirare il suo ultimatum. Nessuno ci dà ultimatum. Se vogliono lasciare il Venezuela, dovrebbero andarsene tutti e subito. Il Venezuela continuerà il suo cammino. Per fortuna non dipendiamo dall'Europa. Nelle stesse ore, dopo aver preso parte a una veglia funebre per le quasi 30 vittime decedute negli scontri dei giorni scorsi, Guaidó ha voluto mandare un chiaro messaggio alle forze armate. È tempo di stare dalla parte della Costituzione, ha detto. Non è tempo di avere paura, non è tempo di tirarsi indietro, è tempo di rispettare il popolo venezuelano. Soldati del Venezuela, vi do un ordine, non sparate contro il vostro popolo. Guaidó si è anche rivolto ai creditori del Venezuela, soprattutto alla Cina e alla Russia, dicendo loro che Maduro non può più garantirli. Solo la Costituzione a questo punto può farlo.